Ancora. Ancora, sì. No, proprio non ci siamo. Se la deve proprio togliere, mi impiccia troppo. Ma io mi vergogno. Beh, almeno la tenga alzata. Grazie. Così va molto meglio, grazie. Va bene così, dottore. Così va bene. Posso tirarla giù ora? La veletta, intendo. Certamente. Grazie. Ah, la veletta. È grave, dottore. Ecco qua, prenda questo. No, una semplice infiammazione alle corde vocali. E mi raccomando, non parlare, non cantare e soprattutto non gridare. Non gridare? Ma io non posso, dottore. Non gridare. Come non può? E io so... Devo gridare quando... Quando? Quando mio marito... La picchia? No, al contrario. Quando mi usa delle cortesie. Oh, allora deve essere un grande amore. Oh, sì, sì, è un effetto nervoso, sa. Tutte le notte sveglio il palazzo mio e quello di fronte. Tutte le volte? Sì, sì, pensi che ho dovuto traslocare 8 volte. Caspita. Che cosa posso fare, dottore? Cosa non dovrebbe fare, signora? No, 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 piuttosto preferisco traslocare in continuazione. Sì. Lei è sposato? Da 20 anni. Allora mi capirà, lei sa cosa vuol dire... La passione, se lo so, lei, gridi pure, signora, svegli tutto il vicinato, tutto il quartiere, tutta la città, se vuole, non è così, anche qualche medicina. La calma, signora, è un ammonamento, una ditta di trasloghi. È l'amore. Ah, dottore, l'amore, se lei sapesse, quanto le devo. Quello che vuole, signore. Vanno bene 5 franchi. Quello che vuole, signora, da 10 franchi in su. Allora poi glieli faccio portare da mio marito. Non ho portato con me tanto denaro. E lei, dottore, mi raccomando. Sì. L'amore. Sì. Ci pensi? Sì. Sempre. Sì, signora. Vada. Vado, dottore. Vada, signora. Posso andare? Vada, signora. Continuo con la cura ormonale. Vada, signora. Vado, dottore. Vada. L'amore. Oh, no, papà. Però, papà. Però,